la nuova minaccia ibrida, poi chiaramente saranno i nostri relatori a entrare nei dettagli dell'argomento e ringrazio anche l'Augustus Foundation. Quindi io direi passiamo subito alla discussione e lascerei la parola a chi posso lasciare la parola. Prego A me, spesso io, Daniele, Daniele grazie Scalea, prego, per la presidente tua. del Centro Studi Machiavelli. Bene, grazie a tutti di essere venuti anche a questa conferenza stampa di presentazione di questo dossier. Il dossier è uscito in realtà a luglio, Guerra cognitiva, nuova minaccia ibrida. Lo presentiamo per ovvie ragioni adesso che con la ripresa dell'attività parlamentare a pieno regime. E anche il primo dossier di una nuova serie, riveduta, diciamo, abbellito anche a livello grafico, ma soprattutto con un potenziamento, un ampliamento. Adesso abbiamo quattro serie parallele di report, una è appunto quella dei dossier che è destinata agli approfondimenti, abbiamo i Machiavelli Policy per le raccomandazioni di politica, Machiavelli Idee per gli articoli più teorici o anche se vogliamo più filosofici. E stiamo anche per lanciare una serie di report in lingua inglese. Questo appunto, come dicevo, è uscito a luglio, disponibile gratuitamente nel nostro sito, ci sono anche alcune copie cartacee in fondo alla sala per chi volesse prenderlo. Come tutti i nostri report è stato distribuito anche in formato cartaceo ai membri della Commissione Difesa per fare in modo che i nostri rappresentanti e decisori politici fossero il più possibile informati sulle questioni che si trattano, che adesso l'autore Emanuele Pietrobon, che è qui alla mia sinistra, andrà a sintetizzare in maniera più dettagliata. Poi avremo anche i commenti e le valutazioni da parte del generale Carmine Masiello, sottocapo di SMD, Stato Maggiore Difesa, che ci onora della sua presenza, lo ringrazio molto della sua partecipazione. Dopodiché apriremo anche il dibattito con il pubblico. Un tema che sono contento che inauguri questa nuova serie perché ci porta all'attenzione del fatto che anche se le guerre, diciamo così, calde sembrano più lontane, in realtà nemmeno troppo, come ormai ci ricorda quotidianamente il conflitto russo-ucraino, oggi ci sono molti altri modi con cui si possono combattere e molti altri modi con cui la nostra nazione, così come tante altre nazioni occidentali, può essere indebolita, colpendo in primis il morale della popolazione, si sarebbe detto una volta, la coesione della società, la capacità della popolazione, del popolo, di percepirsi come tale e di essere anche disposto a identificarsi nella nazione e a difendere quelli che sono i suoi valori e i suoi interessi. Quindi do subito la parola a Emanuele Pietrobon, autore del dossier, che ci farà una ricognizione dei suoi contenuti. Allora, innanzitutto un caro saluto a tutti, grazie mille per essere venuti qua. Questo è un telefono, così come quello è un computer, ma possono essere anche altro, possono essere delle armi, non soltanto armi delle guerre cibernetiche, le guerre che combattono gli hacker, possono essere anche e soprattutto armi delle guerre cognitive, perché oggi le guerre, come ricordava benissimo il direttore Daniela Scalea, corrono e scorrono anche e soprattutto in rete. Il loro impatto però è tangibile, concreto, può essere sentito, percepito in maniera molto significativa anche dalla società reale. Che cosa sono le guerre cognitive? Sono l'ultima fermata, ma non il capolinea, delle guerre che potremmo definire psicologiche. L'impatto però delle guerre cognitive, a differenza delle guerre psicologiche, è molto più potente. E questa potenza è legata a diversi fattori, tra i quali questi. Beh, innanzitutto, quando si parla di guerre psicologiche, non sempre, ma spesso si parla di propaganda, la propaganda classica. Però la propaganda classica, sappiamo tutti, no? Veniva effettuata in occasione di circostanze specifiche, quali ad esempio mobilitare un popolo in occasione delle elezioni, oppure mobilitare un popolo durante una guerra, quando serve che il popolo manifesti patriottismo. La propaganda classica può essere fatta dallo Stato, spesso e volentieri, ma anche da uno Stato nemico, appunto per demoralizzare il morale di una popolazione. Le guerre cognitive però, a volte è anche difficile sapere da dove provengano, soprattutto quando inizino e quando finiscono. Una guerra cognitiva può avere
luogo in ogni, quasi sempre, sempre e comunque, ovunque. La guerra cognitiva può essere appunto combattuta attraverso un telefono. Vado così? Può essere combattuta attraverso un telefono, attraverso un computer. E quali sono gli strumenti delle guerre cognitive? Possono essere i social media, i social network. Parliamo di alcuni casi specifici che abbiamo affrontato nel nostro dossier. Noi abbiamo parlato del lavoro che dal 2013 al 2023, quest'anno, ha condotto l'agenzia di ricerca sull'internet della Federazione Russa, in particolare negli Stati Uniti. Abbiamo però parlato anche di TikTok, che è l'applicazione del momento ed è soprattutto l'applicazione della generazione Z, dei millennials, cioè di coloro che sono nati dal 1990 ad oggi. Parliamo quindi del futuro. E qual è il futuro che ad esempio vogliono i cinesi per i giovani occidentali che utilizzano TikTok? Beh, TikTok ha un algoritmo che è stato definito unico al mondo, perché è stato pensato e progettato per essere a prova di manipolazione. Il che significa che io, ad esempio, che sono un utente comune, ma anche un utente esperto, un hacker, non sarebbe comunque in grado di manipolare l'algoritmo. E che cosa promuove l'algoritmo di TikTok? Promuove quello che noi potremmo volgarmente definire il degrado sociale, perlomeno in Occidente. Ed è un fatto curioso perché TikTok, che è un'applicazione cinese, in Cina non esiste. In Cina è bannato e agisce una organizzazione gemella, sorella, il cui algoritmo però agisce in maniera diametralmente opposta. O meglio, un ragazzo, una ragazza cinese che si trova su TikTok troverà promossi contenuti dall'algoritmo, ad esempio l'educazione finanziaria, il patriottismo, i valori cosiddetti tradizionali. E qualcuno che certo volesse anche promuovere qualcosa di diverso, ad esempio fare un video nel quale si parla un po' del degrado delle periferie cinesi, non potrebbe farlo, perché l'algoritmo glielo impedirebbe. Soprattutto poi la Cina, ecco, ha anche un'enorme difesa, che noi non abbiamo, ma di questo parleremo più avanti, che si chiama la Grande Muraglia Digitale. Questo infatti è uno dei motivi che rende le democrazie liberali, molto più vulnerabili alle guerre cognitive rispetto ad esempio agli autoritarismi o alle dittature. I cinesi hanno la Grande Muraglia Digitale, ma i russi hanno il cosiddetto internet sovrano. Si tratta di barriere appunto pensate per schermare i loro sistemi internet da che cosa? Da quelle che potrebbero essere le nostre operazioni cognitive o le nostre operazioni cibernetiche. A noi tutto questo manca ed è uno dei motivi per i quali la Cina attraverso TikTok sta riuscendo a promuovere in Occidente soprattutto, ma anche in altri paesi, appunto quella che noi abbiamo definito in questo dossier la liquefazione sociale. Figli che si ribellano ai genitori su TikTok possono essere promosse, soprattutto l'algoritmo, non c'è bisogno che una persona sponsorizzi nulla, perché se un influencer decidesse ad esempio di fare un contenuto che potremmo definire instupidente, le famose challenge di TikTok nelle quali vediamo gente ingerire psicofarmaci, sostanze stupefacenti e quant'altro. Se su Facebook sarebbe difficile, no, promuovere un contenuto di questo tipo, perché il rischio è quello appunto di essere bannati dalla piattaforma, su TikTok avviene invece il contrario. Senza bisogno di sponsorizzare questo contenuto, è l'algoritmo che lo sponsorizza all'intero feed, quindi all'intera bacheca, a tutti gli utenti. L'obiettivo, la speranza, l'aspettativa è quella di generare emulazione. E certo, parliamo comunque di un bombardamento mediatico che avviene 24/7, che certamente non attecchisce su ogni individuo, ma più passa il tempo, più l'operazione cognitiva va avanti, più aumentano le possibilità appunto di intorbidire ampi settori della società. Questi sono alcuni dei motivi che hanno spinto diversi paesi, tra i quali diversi alleati della Cina, parliamo dell'Iran, parliamo del Pakistan, parliamo degli stan dell'Asia centrale, a bandire dal loro mercato TikTok. Quindi non si tratta di quella che potremmo definire, non si tratta di uno dei capitoli dello scontro attualmente in corso egemonico tra Occidente e Cina, perché abbiamo paesi che sono alleati della Cina, che hanno bandito TikTok con l'accusa di essere un'operazione cognitiva. Per quanto invece riguarda la Russia, anche i russi sono maestri di operazioni cognitive, e negli anni recenti, dicevamo, sono riusciti, in particolare a partire dal 2013,
a strumentalizzare un malcontento che era comunque preesistente, presente nella società americana, che si è manifestato, come sappiamo, come abbiamo visto, negli anni della presidenza Trump, ma che è comunque ancora in corso. L'IRA, l'agenzia di ricerca sull'internet, ha utilizzato i nostri social network in questi casi, Facebook, Instagram, Twitter, per condurre operazioni cognitive multiscopo, multidirezionali. Cosa intendo con multidirezionali? Intendo dire che, ad esempio, venivano, per farvi un esempio concreto, creati dei gruppi allo scopo di radicalizzare gli afroamericani, gruppi invece per radicalizzare i nazionalisti bianchi, gruppi ancora per far incontrare, nel corso della stessa giornata, fondamentalisti evangelici e fondamentalisti islamici. Per quale obiettivo? Per far scoppiare un tafferuglio. Una volta poi scoppiato il tafferuglio, e ne sono successi diversi, in particolare fra il 2016 e il 2020, i media russi possono poi fare che cosa? Rilanciare la notizia in tutto il mondo. Quindi si crea un effetto a catena che è andato avanti per anni fino ad arrivare alla situazione attuale, dove alcuni, magari a torto, magari a ragione, lo scopriremo più avanti, parlano degli Stati Uniti come di un paese sull'orlo della guerra civile. Il ruolo della Russia in tutto questo è stato chiave. Perché? Le operazioni cognitive hanno un obiettivo specifico, che è quello di vincere il nemico senza combatterlo. Magari poi un giorno la guerra scoppierà, anche la guerra diretta fra Stati Uniti e Russia, oppure fra Stati Uniti e Cina. Ma l'obiettivo di questi paesi, con le operazioni cognitive, è quello di far arrivare gli Stati Uniti allo scontro già sfiniti, con una popolazione post-secolarizzata, scristianizzata, soprattutto che crede in valori che potremmo definire ultra-progressisti. Pensiamo al wokismo, il ruolo di TikTok e degli attori cognitivi russi nel contesto della strumentalizzazione di questa ideologia che abbiamo comunque creato noi, ma loro hanno capito, hanno compreso il potenziale dannoso di questa ideologia. Le operazioni cognitive vogliono radicalizzarle, portarle all'estremo, appunto con l'obiettivo di portare queste società a vivere delle guerre civili molecolari, è così che potremmo definirle. Soprattutto i dati sembrano darci ragione, perché mentre in paesi come Russia e Cina, che sono più schermati, come dicevo, aumentano, anche perché poi sono in corso dei programmi lungimiranti di rinazionalizzazione delle masse, sentimenti a favore del patriottismo, da noi invece le statistiche del Pew Research Center, ad esempio, ci dicono che diminuiscono i valori positivamente sociali, aumenta invece la disaffezione nei confronti della nazione. Se vogliamo parlare ancora di TikTok, ad esempio, TikTok ha un algoritmo, come dicevo prima, unico. Unico perché persegue la popolarizzazione di quello che è definito il doom scrolling, cioè lo scrolling della condanna. Tu puoi passare tutto il tempo al telefono e non troverai più contenuti diversi, troverai lo stesso contenuto tutto il tempo. Questo ha portato negli Stati Uniti ad alcuni suicidi fra persone che avevano tra i 10 e i 13 anni, ma anche persone un po' più grandi, perché a causa dello doom scrolling hanno finito appunto per radicalizzare i sentimenti che già avevano. Avevano comunque del malumore interno, parliamo poi di bambini. L'applicazione, anziché promuovere contenuti o avvisare, comunque lanciare qualche allarme, attraverso il suo algoritmo, attraverso il doom scrolling, ha esacerbato i sentimenti che provavano queste persone, portandole appunto al suicidio. Non a caso negli Stati Uniti TikTok non è soltanto una questione di sorveglianza. La difesa è molto preoccupata per gli effetti che TikTok sta avendo sulla popolazione. Certamente una persona depressa magari si può uccidere, ma pensiamo ad esempio al caso di un nazionalista bianco oppure un nazionalista afroamericano. Lì invece si parlerebbe di radicalizzazione. Parliamo di persone che attraverso il doom scrolling direbbero: allora io ho ragione, i bianchi sono veramente tutti razzisti. Oppure viceversa direbbero: no, i neri stanno prendendo il nostro paese. Quindi abbiamo a che fare con persone che vengono trasformate, per utilizzare un termine cinematografico, in candidati manciuriani. Telecomandabili, telecomandate. Basta poi una scintilla e può scoppiare o un omicidio o il suicidio, oppure la guerra civile. Bene, grazie. Un intervento molto denso di contenuti che poi ci porta all'eterno dilemma tra libertà e sicurezza, che non sarò certo io a provare a sciogliere adesso, magari ci proverà il generale. Grazie. Grazie dell'invito. Prima qualcuno mi parlava di nuove frontiere, penso
ormai sono le nuove frontiere. Siamo immersi in queste nuove frontiere, ne è stata una, quella cognitiva. Però stavo pensando prima, che oggi sono qui a parlare di guerra cognitiva, fra 2 o 3 giorni parlerò dei missili ipersonici e la settimana prossima sono qui in commissione a parlare di cyber. Abbiamo praticamente dimenticato quelli che sono i domini tradizionali, li stiamo abbandonando, mentre invece la realtà in un certo senso ci riporta un po' a riflettere anche su quelli che sono i domini tradizionali. Mi verrebbe da dire, dopo questa dotta interessantissima discussione, so what, perché poi dopo che abbiamo fatto questa analisi dobbiamo anche cercare di risolvere questi problemi. Allora, noi che siamo soldatini ci piace schematizzare tutto. Allora, per cercare di capire dove ci troviamo, dove ci muoviamo, abbiamo creato questo cubo. Questo cubo è un sistema di sistemi, è un sistema complesso. Allora, ci sono i nuovi domini, quindi terra, cioè i 3 vecchi, quindi terra, aria e mare, a cui abbiamo aggiunto quello spaziale e quello cyber, che è trasversale. Dopodiché, questi nuovi domini sono affiancati da 2 ambienti successivi, l'informativo e l'elettromagnetico, che condizionano inevitabilmente i domini. Nei sistemi politico, militare, economico, infrastrutturale, creando effetti di tipo fisico, virtuale e cognitivo. Allora, tutto questo, come dicevo, è un sistema di sistemi ed è un sistema complesso. Quello che è interessante di un sistema complesso è che è praticamente quasi impossibile individuare tutte le variabili, anche se noi ci sforziamo di cercarle, e quello che è ancora più difficile è individuare le relazioni fra le variabili e l'evoluzione delle variabili. Quindi il task, il compito che qualcuno vorrebbe dare alla difesa è un compito abbastanza complesso. E non è un compito solo della difesa, e ci arriveremo poi alla fine a questo aspetto. La prima considerazione che voglio fare, ed emerge chiaramente da quello che ha detto il dottor Pietro Bon, è che la mente umana è adesso un campo di battaglia, è diventata a tutti gli effetti un campo di battaglia, quindi dobbiamo prendere coscienza che qualcosa è cambiato. Adesso ci sono motivazioni sociologiche, psicologiche, crisi della famiglia, incapacità di gestire internet, incapacità di regolare i social, tant'è, ci siamo, quindi dobbiamo prendere atto di questo e dobbiamo cercare comunque di regolamentare. Perché il futuro è a tinte abbastanza fosche, direi. Allora, se pensiamo, rimanendo nel campo della tecnologia, all'evoluzione dell'informatica, siamo passati all'inizio dal Commodore 64, che era la nostra prima relazione con questo mondo, no? Dei computer e di internet. Eravamo vincolati a una scrivania, eravamo vincolati a una tastiera, eravamo vincolati a un grosso schermo e con questo dialogavamo con questo mondo esterno. Poi, perché siamo bravi, l'evoluzione tecnologica va in avanti, abbiamo inventato il laptop, quindi abbiamo cominciato a portarci questo mondo virtuale al seguito con noi, sempre col limite di avere un posto dove poggiarlo, una presa o delle batterie. Ma noi siamo ancora più bravi, allora siamo passati all'iPhone, io non lo porto nemmeno perché cerco di liberarmi di questa schiavitù, siamo passati ai telefonini e all'iPhone, per cui c'è un contatto a questo punto che è continuo con questo mondo di internet, attraverso cui si combatte essenzialmente la guerra cognitiva. Siamo a rapporto comunque, cioè nel senso che fra noi e questo mondo c'è uno schermo, e c'è comunque una volontà di guardare questo schermo, una volontà iniziale che poi diventa dipendenza. Il problema è che il prossimo passo è non ci sarà lo schermo, perché ormai, e chi segue gli studi delle aziende che si occupano di questo, il vero passo è togliere lo schermo. Quindi tutto sarà forse in un paio di occhiali che io metterò e chiederò: ehi Siri, come facciamo oggi? E qui ci sarà la risposta a tutto, e sarà la mia interfaccia con il mondo virtuale. Cioè, cosa cambia rispetto a Siri? Cambia che, come ha detto lui, il mondo è sempre più data-centrico. Sta cominciando a popolarsi di dati che, accoppiati con l'intelligenza artificiale, fanno sì che io, in questi occhiali, ho un moltiplicatore di potenza di mia capacità praticamente infinito. Ma allo stesso tempo sono estremamente vulnerabile, perché non è più necessario avere uno schermo fra me e questo mondo, ma lo porto sempre dietro questo mondo.
e questo sarà un grosso passo, un grosso problema da gestire. I dati saranno ovviamente il futuro. Noi siamo passati, dico noi militari, siamo passati da una situazione in cui parlavamo platform centric, quindi avevamo le nostre piattaforme di combattimento, la nave, l'aereo, il carro armato, tutti collegati. Poi abbiamo studiato, no, ma adesso si parla di reti, ci sono le reti che collegano tutte queste cose, quindi mettiamo in sistema, quindi il mondo è diventato network centric. E poi mentre cercavamo di capire come funzionava questo network centric e come potevamo gestirlo, ci siamo trovati nel mondo data centrico, qui ci siamo trovati di nuovo sbilanciati. E adesso stiamo cercando di rincorrere questo mondo data centrico, che è un mondo difficile, complesso, dobbiamo capire che dati, come catalogare questi dati, quanti dati, come storare questi dati, come metterli in relazione e come farli in maniera sicura, perché questo poi è un problema grosso che abbiamo noi che ci occupiamo di sicurezza nazionale. E quindi oggi viviamo in questa situazione. La guerra cognitiva, come diceva lui, è una guerra di tutti i giorni. Mentre venivo qui pensavo, la guerra cognitiva è influenza. Vabbè, gli influencer oggi sono conosciuti, tutti parliamo di influencer. Se non è guerra cognitiva quella, cos'è quella? I primi con un'operazione cognitiva sono gli influencer, questi ragazzi di qualsiasi età che sono capaci di orientare le opinioni dei nostri figli o di segmenti della popolazione. Beh, sono esempi di guerra cognitiva. Dal punto di vista strettamente, do degli spunti di riflessione, perché chiaramente se no dovremmo stare a parlare qui per tanto tempo. Dal punto di vista, diciamo, strettamente militare, è noto, ed è stato detto, che la guerra cognitiva risale nei secoli. Sun Tzu già parlava di queste cose, no? Come distruggere un nemico senza combattere, come annientarne la volontà senza combattere. Anzi, una cosa che mi è piaciuta molto, e voglio sottolinearlo, perché è un concetto che noi italiani non abbiamo, ma è un concetto che va sottolineato. Quando lei ha parlato dello scopo della guerra cognitiva di annientare una capacità delle popolazioni di combattere, prima di arrivare a una guerra, quindi vincere una guerra prima della combattuta, la derivata di questo concetto, ed è questa l'affermazione, è che la guerra non è un problema dei militari, non è un problema, anzi, solo dei militari. La guerra è un problema della nazione. Mentre noi tendiamo un po' a delegare questi problemi a questa parte che mette la divisa e si deve occupare della nostra difesa. Va bene operazioni di certo tipo, ma quando si entra in guerra tutti devono contribuire alla guerra. E questo è un concetto che è difficile, perché da noi manca un po' questa cultura della difesa in senso lato. E quindi dicevo, noi militari, al di là di Sun Tzu, io personalmente mi sono avvicinato a queste tematiche negli anni 90. Quando, tornato da una missione in Bosnia e Erzegovina, erano le operazioni nei Balcani, subito dopo gli accordi di Dayton, feci questa bellissima esperienza e venni a contatto con realtà che erano già avanti in questi ragionamenti. Tornai e il mio capo ufficio di allora mi disse: senti, devi scrivere un libricino, una pubblicazione sulle operazioni psicologiche, perché noi non abbiamo, come Stato Maggiore Esercito, dei lineamenti dottrinali su questo aspetto del combattimento. E quindi mi sono avvicinato un po' a questo mondo e devo dire che da lì abbiamo cominciato a riflettere su queste tematiche, riflessioni che poi ci hanno portato a creare un'unità. Un'unità che si trova a Pesaro, è un reparto di un reggimento di operazioni psicologiche, noi chiamiamo di supporto operativo, perché già il termine operazione psicologico è abbastanza delicato da usare in Italia per motivi che potete immaginare, e quindi abbiamo dovuto dargli un altro nome. Ma è un reparto che si è rivelato un'intuizione di successo in tutte le operazioni di gestione delle crisi che abbiamo fatto nei 20 anni, nei tempi dell'Iraq, l'Afghanistan, perché ci ha aiutato attraverso questa capacità, influenzare una parola forte, però di spiegare alla popolazione locale perché eravamo lì, è stato un moltiplicatore di successo. Non è un mistero, non è un segreto, questo reparto ha una radio. Noi quando andiamo in un teatro attiviamo questa radio che trasmette i programmi
che a fianco alle canzoni del luogo, alle canzoni italiane, a tutti piace Modugno, Sole Mio, in qualsiasi paese, dall'Afghanistan, dovunque andate questi cantanti sono conosciuti, a fianco a questo si possono passare questi messaggi del perché il soldato italiano si trova in quella terra. Quindi ci siamo avvicinati a questo. È chiaro che poi c'è stata tutta un'evoluzione, evoluzione che oggi si concretizza in una pubblicazione sulle operazioni cognitive. Quindi non siamo stati con le mani in mano, abbiamo riflettuto, abbiamo guardato, ci siamo guardati intorno, abbiamo cercato di capire cosa stesse succedendo in Ucraina, prendendo le lezioni apprese in questo paese, e quindi ci stiamo preparando. Ovviamente davanti ci sono delle sfide enormi, che non sto qui a elencare tutte. Personalmente ritengo, da dirigente di questa bellissima organizzazione che sono le Forze Armate, che il compito più difficile sia quello di rivedere la formazione dei nostri quadri, perché bisogna abituare a pensare in maniera diversa, bisogna andare a capire che quello che si sente sui social, quello che si legge, non è sempre verità, bisogna capire che quello che si vede molte volte sono operazioni belliche. Bisogna insegnare ai giovani a essere diversi dagli altri giovani, cioè, questo non è un lavoro semplice, ve lo posso assicurare. Dopodiché, che tipo di mentalità deve avere il mio futuro dirigente? Deve essere un ingegnere, quello che capisce di queste cose, o deve essere qualcuno capace di muoversi in questi sistemi complessi? Alcuni eserciti prendono fra i loro ufficiali laureati in filosofia e si rivelano estremamente utili, perché il filosofo è quello che sa porsi la giusta domanda, che forse noi che abbiamo fatto altri cicli di studi non siamo capaci di fare. E quindi su questo abbiamo tutta una serie di riflessioni in corso che non sono semplici. La seconda cosa che vorrei dire è che l'approccio, l'ho detto all'inizio, non è soltanto della difesa. Come si dice in gergo anglosassone, ci vuole all of government. Tutti devono partecipare a questo sforzo quando si lavora in questi nuovi domini. Però aggiungo a questo che non è soltanto una questione di all of government, ma anche una questione di all of society, perché non sono soltanto le istituzioni, ma sono tutte le componenti sociali che devono concorrere a questo sforzo, per quello che ho detto prima. E quindi si innesta, e vengo alla conclusione, il ragionamento che secondo me è il momento e il periodo in cui in questo paese bisogna avviarlo in maniera seria, quello di diffondere il concetto di sicurezza nazionale, di far capire cosa sono gli interessi nazionali primari, ma non farli capire a me, a noi, bisogna farli capire ai nostri ragazzi. Se io vado in un liceo francese, un'università francese, chiedo a un giovane qual è l'interesse nazionale della Francia, state certi che mi darà una risposta. Certo, non rimarrà in silenzio. Se lo chiedo a un giovane italiano, mi dirà cos'è l'interesse nazionale. Non sa nemmeno cos'è l'interesse nazionale. Quindi è necessario far crescere questa cultura della sicurezza. È il momento e bisogna farlo, anche perché quello che succede nel mondo ci sta obbligando a questa crescita, che lo vogliamo o no. E parallelamente, una volta sviluppata questa cultura, sarà necessario definire una strategia di sicurezza nazionale per far sì che il nostro paese possa continuare a progredire e a crescere in questi mari sempre più agitati. Grazie. Grazie molto, generale Masiello. Adesso apriamo la fase del dibattito, quindi se ci sono interventi, domande o commenti vi invito ad alzare la mano. Nel frattempo io vorrei sottolineare un paio di aspetti dagli interventi. Il primo è quello che menzionavo già, mi riferisco all'intervento di Emanuele Pietrobon, quindi la questione del bilanciamento tra libertà e sicurezza. Noi come Centro Studi Machiavelli siamo sempre stati molto impegnati anche a promuovere, difendere e tutelare la libertà di espressione, che non è più una cosa esattamente scontata in questa fase, storica. Però
qualcuno potrebbe pensare che sia contraddittorio con il fatto che dopo invece proponiamo uno studio di questo tipo, la cui soluzione evidentemente è che una parte di discorso, un certo tipo di discorso è pericoloso, costituisce un pericolo. Personalmente credo che un punto, come dire, di equilibrio che non a caso stanno anche perseguendo alcuni stati, in primis alcune democrazie, è quello di focalizzarsi sui giovani, sui minori. Tutti siamo d'accordo che anche se c'è la libertà di espressione, la libertà di dibattito democratico, nei confronti dei giovani, dei ragazzi, dei bambini, continua a sussistere il dovere pedagogico e anche di protezione che bisogna avere verso questi giovani. E allora abbiamo visto dei paesi muoversi verso la proibizione dei social sotto una determinata età, qualcosa che del resto in teoria già ci sarebbe, no? Molti social chiedono di verificare l'età, poi in realtà non la verificano, basta dire che la si ha per potervi accedere. Quindi ci sono degli stati che cercano di assumere delle misure più concrete che permettano effettivamente di schermare questo tipo di attività internet, che è pericolosa soprattutto per un giovane che non ha ancora gli strumenti intellettuali, non ha ancora la maturità per riuscire a gestirli e che non devono essere esposti. Prima ancora però che si arrivi all'azione governativa, all'azione legislativa, alle regole imposte dallo Stato, credo che un ruolo fondamentale debbano averlo i genitori. Quindi da questo punto di vista è necessaria un'opera non solo di pedagogia ma anche di educazione verso coloro che sono i genitori, verso gli adulti, perché i genitori hanno la possibilità. Per quanto poi ci siano le pressioni tra pari, le influenze da parte della società, hanno la possibilità, hanno anzi il dovere di dare una direttrice, di dare un'indicazione e di porre anche dei paletti. È qualcosa che si sta molto perdendo in questa epoca sulla scorta di pedagogie sessantottine e post-sessantottine, in cui probabilmente bisognerebbe, però almeno a mio avviso, bisognerebbe tornare per riuscire già a garantire una tutela della gioventù italiana, in generale della gioventù occidentale, prima ancora che gli stati ci mettano mano, perché poi sappiamo che fare delle misure, delle norme di legge non è mai semplice, visto che dopo si intervengono i tribunali, intervengono varie istanze, vari livelli che possono bloccare questo tipo di misure. E questo mi ricollega in parte anche a qualcosa che è stato detto dal generale, che poneva proprio l'enfasi sui giovani, che sono la parte su cui bisogna concentrarsi, perché sono la parte più debole, potremmo dire quasi ventre molle, se parlassimo in termini più militareschi, diciamo così, e perché sono ovviamente il futuro. Quindi tutto induce a focalizzarsi maggiormente sui giovani, ci evita anche quel problema che dicevo prima, di riuscire a capire come bilanciarlo poi con la libertà di espressione. E poi lascio la parola se c'è qualche intervento dal pubblico. Il punto, altro punto essenziale, è quello di riuscire a diffondere una cultura della difesa, come viene detta comunemente, che semplicemente, dal mio punto di vista, è poi semplicemente un'autocoscienza che ciascuno di noi dovrebbe avere come parte di un popolo e parte di una nazione, parte di una comunità, di una collettività. Se manca questa autocoscienza, manca anche l'idea che ci siano degli interessi che ci uniscono, che ci siano dei valori che ci uniscono. È purtroppo una costruzione a questo punto storico complessa da fare, perché nel frattempo l'edificio sociale, l'edificio comunitario, quelle che sono le basi, sono state minate alle fondamenta da un'opera pluridecennale che è andato a contestarle, anzi a decostruirle, secondo il termine che hanno utilizzato questi centri di potere o comunque centri di influenza. Ma proprio perché la ricostruzione è improba e difficoltosa, bisogna partire subito. Più si aspetta, peggio saranno le macerie che si troveranno. Questo è il momento di ricostruire e va fatto ora, non va fatto domani, non va fatto dopodomani. Lo sottolineo anche perché abbiamo in questa fase, come sapete, il Centro Studi Machiavelli è un pensatore dichiaratamente di orientamento conservatore, abbiamo un governo
di centrodestra che si presenta come portatore di questi principi, di questi valori nazionali, ed è da questo tipo di governo che possiamo e dobbiamo aspettarci iniziative di questo genere. Quindi se ci sono domande e commenti, prego. Può usare il microfono che ha davanti a sé, premendo il pulsante. Ecco, intanto grazie. Una domanda sul tema, come dire, della consapevolezza internazionale di questo argomento. Il generale faceva riferimento alla consapevolezza diversa dell'interesse nazionale fra Italia, Francia e in giro per l'Europa. Scorrendo anche solo la bibliografia del dossier è evidente che c'è stato uno studio comparato con tante situazioni estere, e poi affrontare il tema del web limitandosi a un solo paese sarebbe oggettivamente limitante. La questione, come dire, normativa che possa contribuire insieme alla cultura e quanto abbiamo appena esposto, un intervento normativo sul web evidentemente non può essere solo di carattere nazionale, ha bisogno, l'abbiamo visto con il GDPR, di un approccio condiviso a livello europeo, sicuramente comunitario. Nascerebbe da una consapevolezza condivisa, che in Francia, che in Germania, che in Spagna, che anche fuori dalla comunità europea, vi sia consapevolezza della necessità di intervenire su questo tema. E quindi chiederei a entrambi qual è la vostra opinione sulla consapevolezza, se possiamo sperare che fuori dall'Italia vi possano essere posizioni condivisibili per arrivare ad un intervento normativo condiviso in questo senso. Grazie. Io verrebbe da dire, io sono un soldato, non mi occupo di queste cose, però devo dire che nelle relazioni che intratteniamo con i nostri paritetici, i nostri omologhi, c'è una consapevolezza di questo problema, e quindi ritengo che in tutti i paesi si sia un po' alla ricerca di una soluzione. E quello che lei ha detto è sicuramente vero, c'è un vuoto normativo che va colmato, e va colmato anche prima possibile, però al di là di pensare al vuoto normativo, diciamo, internazionale, cominciamo a pensare al paese nostro, perché cominciamo a pensare all'Italia e poi guardiamoci anche intorno, anche perché prima che l'Europa riesca a convergere sull'adozione di un testo comune richiederebbe molto tempo. Penso che forse sarebbe più semplice a livello nazionale e poi cominciare a guardare all'estero, ma questa è la mia opinione personale. Sì, sentiamo un attimo Pietro Bono e poi le do subito la parola. Sì, allora, per quanto riguarda l'Italia, la NATO ha già prodotto dei documenti che hanno invitato i membri ad avviare delle iniziative di sensibilizzazione per quello che riguarda le guerre ibride. Quello che potremmo fare, secondo me, è ad esempio di seguire il modello scandinavo. Ad esempio la Svezia l'anno scorso ha inaugurato l'Agenzia di Difesa Psicologica, e qui mi ricollego appunto al generale, perché gli addetti di questa agenzia non sono soltanto militari, parliamo di persone che vengono arruolate nelle università in corsi che hanno a che fare con filosofia, scienze sociali, psicologia. La stessa cosa sta accadendo in Finlandia, dove ha aperto il centro d'eccellenza contro le minacce ibride, quindi abbiamo comunque dei modelli ai quali rifarci per poi ovviamente adattarli al nostro contesto. Soprattutto, con questo chiudo, mentre noi parliamo qui di guerre cognitive che si combattono sui social, in Cina già si fanno esperimenti su come militarizzare il metaverso, per ricondurmi a quanto diceva il generale su avremo tutto negli occhiali, quello lì sarà il metaverso. In Cina già fanno esperimenti su come militarizzarlo, mentre noi non sappiamo come affrontare le guerre cognitive. Soprattutto sempre la Cina ha da poco finito i lavori di quella che è stata ritenuta la legislazione più complessa del mondo per quanto riguarda la regolamentazione dell'intelligenza artificiale, anche perché appunto questa è l'alba dei chatbot intelligenti come chat GPT. Un giorno le guerre cognitive verranno combattute anche attraverso questi chatbot intelligenti, ed è un attimo, secondo me, che vedremo la comparsa di chatbot maligni. Infatti ne parliamo anche nelle conclusioni, della possibilità di persone che hanno bisogno di genitori per procura, sostanzialmente, che trovano negli influencer. Ormai i preti non fanno più pedagogia, la gente non va più in chiesa per avere un'opinione.
la trova sul social media dal proprio influencer di riferimento. Quindi ormai esistono genitori per procura. I guerrieri cognitivi fanno appunto affidamento a queste nuove figure per poi plasmare le masse, quindi sì, avremo comunque bisogno di una regolamentazione, a mio modo di vedere, a 360 gradi. Grazie. Allora, per rispondere al signore in merito alle regolamenti internazionali, bisogna capire, e qui il signor generale è mio maestro, che se noi guardiamo anche l'aspetto intelligence, come viene usato dai nostri cugini francesi o dai nostri cugini inglesi, loro sono anni, decenni, che operano presso le università, dove attingono i migliori studenti che vengono traslati nell'intelligence. Solo in Francia, i cugini francesi della DGSE, la Direzione Generale des Services Extérieurs, chi è? È il braccio armato del Quai d'Orsay, del loro Ministero degli Affari Esteri. Prima che si muova il Ministero degli Affari Esteri, si muovono loro. E dopo quello che vedono, che approvano, che presentano al governo, si muove il loro Ministero degli Affari Esteri. Noi purtroppo siamo ancora distanti da queste cose qui in Italia, perché, come dice bene il generale Masiello, a noi manca questa cultura della sicurezza nazionale. Ci è mancata anche per tanti anni una cultura dell'intelligence, che non si l'intelligence deve essere una macchina continua, non si deve interrompere o cambiare di angolazione o di riferimento a seconda del governo di turno, perché se si cambia i principi, se si cambiano anche gli uomini e non c'è una continuità, allora si hanno delle conseguenze disastrose. Io le posso portare soltanto un esempio che molte volte ha fatto il generale Mario Mori. Lui disse che quando era direttore all'epoca dell'SISDE incontrò la direttrice dei servizi inglesi, che gli disse una frase molto semplice, questa grande donna, gli disse: vedi caro Mario, io lavoro per la regina d'Inghilterra, tu per il governo di turno. E con questo chiudo, perché non voglio andare più in là. Grazie. Buonasera. Io avrei un paio di curiosità per il generale. Ora, in estrema sintesi, rispetto alle cose che avete introdotto e illustrato, mi sembra molto bene. Il primo principio è la sfera del sapere, perché l'Italia da più di 30 anni ha abbandonato questo aspetto nella formazione dei giovani. Questa cosa dell'Università della Sicurezza Nazionale, io sono un docente a Roma 3, è verissima. Quando provo ad accennare cosa fareste per cambiare le cose che non vi piacciono, la risposta è not in my name, it's not on me. Cioè io non posso assolutamente fare nulla. E parliamo di studi di filosofia, quindi siamo nella sfera dell'ipotesi, della possibilità, di scrittura. Quindi questa è la prima osservazione, diciamo. La seconda è la guerra cognitiva. Io quando abbiamo chiuso per il Covid, c'è stato un esempio che non ho mai capito, anche chiedendo in giro a politici, perché c'è stato questo silenzio. Cioè, il permesso che il governo italiano diede a un'equipe di russi, ipotetici medici, che venivano sul territorio nazionale con mezzi militari per studiare i nostri sistemi di contrasto al vaccino, al virus. Per fortuna, poi insomma, mi sono arrivate notizie che abbiamo avuto un'equipe di militari e di esponenti dei servizi che sono stati, fin dal loro ingresso sul territorio nazionale, addosso a questi signori che arrivavano dalla Russia, e li hanno tallonati e seguiti per tutto il tempo. Ma era evidente che non erano medici che erano interessati al nostro sistema di contrasto al virus. Però la cosa, non ci fu libera stampa, non ci fu stampa interessata, non ci fu un esponente politico che sollevò la criticità. Ecco, ora la domanda qual è?
Quando parliamo di intelligenza artificiale, di chatbot, a me risulta che noi siamo già oltre quello che abbiamo visto in un film del 68, cioè al 9000, cioè che i militari dispongono di mezzi e di intelligenza artificiale, che siamo già ben oltre quel livello di quel film che uscì nel 68. E la seconda domanda è una curiosità rispetto a un episodio di qualche giorno fa, quando ci fu un gruppo di giovani che manifestavano alla tangenziale di Milano e si è visto questo filmato con un poliziotto che cercava di ascoltarli, e questi dicevano: no, abbiamo avvisato l'ambulanza di non passare qui perché noi stavamo manifestando. La domanda è: la mia generazione dove ha sbagliato nell'educare i propri figli, se quelli che manifestavano pensavano che le ambulanze dovessero cambiare discorso? Grazie. Sulla questione dell'ambulanza non l'ho vista questa cosa, quindi non saprei rispondere. Dove ha sbagliato la sua generazione, che poi è la mia, abbiamo sbagliato sui social, abbiamo abbandonato i ragazzi, ma qui mi tolgo la divisa, parlo da padre, abbiamo abbandonato i nostri ragazzi a internet, è stato l'errore più grosso che potessimo fare, li abbiamo persi e con ciò abbiamo perso una generazione, e i risultati sono quelli che vediamo, ma è comune a tutti i paesi, non siamo soltanto noi. Ora magari in alcuni paesi non è successo, ma non sono paesi democratici, sono paesi in cui vigono altre regole e in cui è più semplice controllare certe cose, e quindi dobbiamo prendere coscienza di questo, e non dobbiamo fare lo stesso errore con l'intelligenza artificiale, perché, e questa è un'altra cosa su cui dovremmo riflettere, continuiamo tutti a lanciare questo grido d'allarme: l'intelligenza artificiale, ma nessuno fa niente, cioè non siamo capaci di normare questa intelligenza artificiale, e questo è anche questo è un grosso limite su cui probabilmente i nostri legislatori dovrebbero riflettere e fare qualcosa, perché poi ci ritroveremo con questi social quando sarà troppo tardi per tornare indietro. Per quello che riguarda l'intelligenza artificiale nelle armi, mi verrebbe dire, mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Posso dire che dal punto di vista della difesa, l'intelligenza artificiale, tutti pensano, noi guardiamo l'intelligenza artificiale essenzialmente dal punto di vista tecnologico, le armi, le nuove armi, certo guardiamo anche a quello perché sono dei moltiplicatori di capacità, è ovvio, però personalmente a me, che non mi occupo di questioni tecnologiche, stimola molto di più l'intelligenza artificiale per la possibilità che mi dà di cambiare le regole della mia organizzazione. Cosa cambia nella mia organizzazione dal punto di vista strutturale e procedurale con l'intelligenza artificiale? Come cambieranno le procedure di lavoro? Quale sarà il ruolo del singolo individuo nella mia organizzazione con l'intelligenza artificiale? Questa è un'altra grossa sfida che a me come responsabile della policy della difesa interessa molto. Quindi non è soltanto il discorso delle armi, su cui ripeto mi astengo, ma c'è tutto un discorso organizzativo su cui stiamo riflettendo. L'intelligenza artificiale richiede anche investimenti molto grossi e non tutti i paesi sono in grado di condurre questi investimenti così grossi. L'Italia, almeno per quello che riguarda la difesa, si sta affacciando in maniera direi seria, compatibilmente con le risorse che abbiamo a disposizione, e quindi penso che siamo a livello dei paesi con i quali ci confrontiamo normalmente. È chiaro che non possiamo confrontarci con gli Stati Uniti, con la Cina o con questi paesi, ma diciamo che con gli altri paesi di riferimento possiamo tranquillamente confrontarci in questo settore. Bene, ci sono altri interventi o domande? Prego. Salve a tutti. Il mio intervento è volto a evidenziare il carattere emergenziale, nonché quasi allarmistico, della questione applicazioni, perché ad oggi possiamo parlare di TikTok, ed è un'applicazione centralizzata, il che significa che possiamo avere ancora del potere su di essa, dunque possiamo edulcorare, diciamo, perlomeno gli effetti. Mentre noi stiamo parlando qui di TikTok, stanno prendendo piede applicazioni sviluppate su tecnologia blockchain, dunque decentralizzate, sulla quale non potremo avere potere. Con questo chiudo. Le criptovalute sicuramente sono una bella gatta da pelare e diciamo che potrebbero seguire la scia delle criptovalute queste applicazioni. Io devo dire, perché magari giusto per chiarire,
Cioè, la difesa è responsabile in guerra e in operazioni. Noi di queste cose non siamo responsabili. Le studiamo, le guardiamo, ci sono altre istituzioni deputate a fare ciò. Il suo grido d'allarme è corretto. E quello che è corretto, e lo vorrei sottolineare perché è stato detto prima dal professor Pietro Buono, è la non attribution. Cioè noi non siamo in grado di sapere da dove viene l'offesa cognitiva. È lo stesso problema che abbiamo nel dominio cibernetico. E questa è una cosa veramente, veramente difficile, che ci mette in difficoltà. Però, e lo sottolineo, noi ci occupiamo di operazioni. Quindi, giusto per stare, per essere ben chiari, scusi. Chiaramente una discussione molto interessante perché riprende degli aspetti tecnologici estremamente evoluti che al giorno d'oggi corrono molto più velocemente di quello che si può fare sia dal punto di vista legislativo sia anche dal punto di vista economico. È vero, normare queste questioni, le minacce ibride, i social, di sicuro è molto importante, ma siamo sicuri che basta normare queste realtà o questi ambienti per metterci al riparo dai problemi che si sono menzionati oggi? Perché normare sì, di sicuro è fondamentale, ci stiamo lavorando e bisognerà fare qualcosa al più presto possibile, però normare secondo me non è assolutamente sufficiente. E qui i relatori hanno comunque già detto che bisogna di sicuro anche educare, monitorare. E quando si parla di guerra si parla anche di preparare e intraprendere una controffensiva, che potrebbe essere una controffensiva social, una controffensiva, che ne so, di intelligenza artificiale. E quindi cosa succede in definitiva? Che bisogna preparare tutta una serie di professionisti, che siano ingegneri, che siano filosofi, che siano psicologi, pronti su queste materie. Sono nuove professioni che si stanno creando oggi e che probabilmente andranno a bilanciare quelle vecchie professioni che l'innovazione tecnologica sta cancellando o ha già cancellato. Quindi in definitiva il lavoro di sicuro è impegnativo, non solo dal punto di vista legislativo ma anche dal punto di vista professionale. Bisogna e bisognerà impegnarci sempre di più, soprattutto per, in queste guerre cognitive, per non essere e non risultare, insomma, dei perdenti. La guerra cognitiva va vinta, perché la guerra cognitiva è una questione che riguarda non solo il singolo ma anche il paese. E come si diceva e come dicevate, insomma, anche voi prima, è vero, l'interesse nazionale in Italia è passato in secondo, forse anche in terzo piano. Io non mi voglio addentrare in, come si può dire, in analisi politiche su questo fatto, però bisogna ricordare che anche il mio concittadino Niccolò Machiavelli parlava già all'epoca di ragion di Stato. Quindi è vero, in Italia l'interesse nazionale è passato in secondo, in terzo piano, però siamo noi una delle patrie della cultura occidentale che l'ha, non voglio dire che l'ha creato, ma che l'ha analizzato prima di tante altre, e su cui possiamo ancora oggi lavorare bene e possiamo fare, insomma, qualcosa di significativo, di duraturo e di concreto per l'interesse nazionale, per l'interesse del paese e quindi per l'interesse di noi. E io vorrei dire noi italiani, e quando si parla di interesse nazionale io in genere penso anche all'interesse europeo, all'interesse dei paesi occidentali, perché ormai il mondo è in un cambiamento così rapido che si sta configurando un'area che è quella dei paesi occidentali, che si sta contrapponendo ad altre aree. Io immagino subito a quella più cinese e orientale e anche all'area russa, però anche all'area, insomma, del continente africano. Quindi per i paesi occidentali l'interesse nazionale è molto più forte oggi. Bisogna lavorarci affinché noi come paesi occidentali possiamo garantire un interesse nazionale molto più forte in futuro, per vincere anche con tutte quelle sfide economiche e sociali che si stanno, insomma, palesando proprio in questi giorni.
Quindi grazie ancora e penso che poi si potrebbe continuare a parlare per ore di questi argomenti, però chiudo qua, spero di aver dato un buon piccolo contributo alla discussione. Grazie. Grazie mille all'onorevole Billi che ci ha anche ospitato a Montecitorio. Grazie al relatore Emanuele Pietrobon, generale Masiello, a voi che avete partecipato, anche a chi ci ha seguito in diretta sulla web TV della Camera. Vi invito ancora, c'è disponibile il report in formato cartaceo, c'è anche il report successivo che sarà oggetto di presentazione il mese prossimo, quindi continuate a seguirci, iscrivetevi alla newsletter per ricevere l'invito. Vi aspetto alla prossima occasione. Grazie e buona serata.